Ragazzi, buongiorno. Questa mattina da Innsbruck, ieri la giornata è stata lunghina, caldo, pioggia, freddo. Caldissimo, freddissimo, no, freddissimo no, però freddo. Comunque, camera basica, piccolina, hotel 84 euro, compresa la colazione. La colazione non l'abbiamo mostrata, ma... La colazione nella norma, personale gentile, ieri sera siamo arrivati, pagamento now e sbrigati, come dice Francesco, ma ci siamo trovati bene. Dietro c'è il parcheggio per la moto, poi lo mostriamo, quindi se venite in moto, questo hotel è consigliato, sì, alla grande, rapporto qualità-prezzo. Perché metti la moto dietro, ce l'hai riparata dalla strada principale. E il tettuccio d'oro si trova a 15 minuti di cammino. 15 minuti by walk. Andiamo. Andiamo, spunta. Solito rapporto con le porte. Dai, stasera sei più fresca. Vero, ci siamo svegliati meglio perché l'aria è più fresca dopo 3 mesi di caldo assoluto dalle nostre parti. È stato un tocca sana. Da qua si entra. E questo è il parcheggio privato per la moto. Moto caricata e come un mago del Tetris. Esatto. Abbiamo legato tutto qua perché la reception alle 11 è chiusa. Sì, e alle 11 faremo chiusa adesso e facciamo una passeggiata al centro di Innsbruck per visitare il Tettuccio d'Oro e qualche altra. Ci sarebbe da passarci giorni, ma comunque la nostra è una toccata e fuga. Lasciamo i caschi qui con legati insieme. Dai, dai, che va benissimo. Lui è il mago del Tetris perché io sono un disastro anche a fare il mio bagaglio. La città di Innsbruck è il capoluogo del Tirolo settentrionale, è a 574 metri sul livello del mare ed è diventata importante perché qui prese la residenza gli Asburgo, ci portarono il Ministero delle Finanze e per 500 anni stettero in questa città, quindi lo sfarzo che hanno portato in questa città si deve proprio a loro, una delle dinastie più importanti europee che sono famose in tutto il mondo. Sono dei quartieri bellissimi e molto colorati. Tra le caratteristiche della città di Innsbruck, Massimiliano I, che fu uno dei re intorno al 1500, impose da un certo periodo in poi che gli edifici del centro venissero costruiti in pietra con la parete esterna antincendio. Questo ha permesso a tanti edifici del centro, bellissimi, colorati, di rimanere intatti fino alla nostra epoca. Per questo noi li possiamo ammirare ancora oggi. Questa mattina ho avuto un problema con le lingue, nel senso che c'erano dei signori peruviani in reception in hotel, hanno sgranato gli occhi quando hanno sentito che parlavamo una lingua loro familiare, mi hanno chiesto se eravamo spagnoli, no, eravamo italiani, però nel salutarli potevo salutarli in italiano, in spagnolo, in inglese, li ho salutati in francese. Buon voyage! Vabbè. Però, a parte questo, di tedesco io non conosco una parola, ma ho imparato a riconoscere Altstadt, la scritta che vedete in quel locale, che significa città vecchia, cioè parte storica della città. Al di là di questo abbiamo alle nostre spalle il Tettuccio d'Oro, e cioè un monumento ormai diventato famoso. Bisogna dire che a Innsbruck sono due le personalità reali particolarmente importanti arrivate fino a noi: Massimiliano II, intorno al 1500, e Maria Teresa, e cioè la regina che dà il nome a questa via principale, la Maria Theresienstrasse. Però il Tettuccio d'Oro si deve a Massimiliano I, anzi non Massimiliano II, ho sbagliato, che decise di dare lustro e di lasciare un suo lascito proprio costruendo questa loggia che ha 2657 tegole di rame dorate che dà inizio appunto alla via più importante della città. Siamo arrivati davanti al Duomo di San Giacomo di Innsbruck, o semplicemente Duomo di Innsbruck, che è stata ed è una tappa del Cammino di Santiago. Andiamo all'interno. Ma
Mattinata culturale a Innsbruck terminata, abbiamo fatto un giro nel centro storico vestiti da moto. Eccola abbiamo... qua ragazzi, così abbiamo testato anche l'avviamento by foot. Esatto. Adesso ripartiremo destinazione Weimar, Germania, che è stato il fulcro europeo dell'illuminismo, uno dei fulcri importanti nella Mitteleuropa. 550 chilometri. Noi che cosa c'entriamo con tutta questa cultura? Non lo so, però andiamo. Infatti ci cosano. Andiamo ragazzi. La moto ancora c'è? La moto. C'è? La moto c'è, anche i caschi e la borsa serbatoio. Appena usciti dalla struttura dell'hotel, direzione Mittenwald, prima tappa in Germania, perché evitiamo così di prendere l'autostrada, dato che non l'abbiamo presa neanche ieri e dato che questo tratto dell'Austria che stiamo attraversando è brevissimo, perché è il ramo che la collega alla Svizzera. Dopo Mittenwald, Weimar, la città dove pernotteremo questa sera, che è anche patrimonio dell'umanità UNESCO. Andiamo! Appena entrati in Deutschland, Germania. Mittenwald, come diceva Fra, si trova a circa 5 km dal confine austro-tedesco. Ci aveva fretta, però a 200 forse in Germania si può fare, non lo so. Si può fare forse, Fra? Non si può fare, Fra dice di no. Polizei subito dietro. Siamo a Mittenwald. Sì, c'è un ristorante, per esempio, qui sulla sinistra. Il fiume che taglia la città. Anche qui si potrebbe mangiare. Ci sono già dei motociclisti. Case splendide, addobbate con fiori splendidamente. Ecco il centro. Molto, molto, molto carina. Anche qui si può mangiare. Una cosa, non ci sono i limiti in Germania sull'autostrada, quindi sulle autobahn tedesche si può accelerare un po'. Mi vanno morti, mamma mia! Pranzino a Mittenwald, moto, eccola là sempre in vista. Siamo capitate nel ristorante La Viola di un gestore calabrese, praticamente in centro del paesino splendido. Abbiamo preso un risotto ai porcini e un'insalata Cesare, quindi giustamente detta in italiano perché Cesare era romano, quindi non Caesar salad ma insalata Cesare, con pezzi di petto di pollo, pane, e la salsina, formaggio parmigiano e lattuga, anzi. Tutto monoporzione, tutto si sta mono. Insieme, si divide sempre tutto. Esattamente, però io devo far veloce a mangiare perché Francesco mi frega in velocità. Buon appetito. E nel frattempo caschi a ricaricare con la power bank, perché ieri sera mi sono dimenticato di caricarli. Siamo dimenticati. Buon appetito. È bollente. Dai, che siamo in attesa. Buono. Ha giudicato? Sì, gusto italiano. Ok, azzardo anch'io.
Il lunedì pomeriggio degli abitanti di Mittenwald. Si riparte. Cittadina curatissima e verde, che più verde non si può. Dopo aver scambiato qualche idea con il calabrese, il proprietario del ristorante, dove abbiamo mangiato super bene. 30 euro di pranzo, dove si ascoltava Battiato, la cura. Nonostante i suoi 30 anni in Germania, Mittenwald vale molto la pena, anche se ci si potesse pernottare, niente male, quindi si potrebbe fare un pensierino. Tra l'altro, un'altra cittadina estremamente pianeggiante, tante tante bici, tante signore di una certa età in bici, tante tante famiglie. Francesco dice: parola d'ordine, tranquillità. Tra l'altro c'era anche un mercatino centrale molto animato su cui tutti si dirigevano, noi l'abbiamo saltato per praticità, però ci saranno state delle tipicità come i mercatini nostri. Salutiamo Mittenwald. Ora di arrivo 20:52 più qualche sosta, rifornimento. Vabbè, staremo a vedere. Are mistakes we can never make it true. Our deception slips right through. What did I do? I must have been so careless. Progress too soon. But you got me so breathless. Can we work it out this time? Oh, you got money, money on your mind. Francesco stava dicendo che nonostante queste stradine di montagna e nonostante lo stracarico che portiamo con noi, è molto molto soddisfatto di come ha caricato la moto, di come lo ha predisposto, perché la guidabilità è buona, la sente molto stabile. Abbiamo appena imboccato la 95 direzione Munche. Stiamo lasciando le Alpi alle spalle. Una superstrada con un parco centrale. La carreggiata è diventata tre corsie per senso di marcia. Il traffico sembra aumentato perché siamo a circa 8 km dalla città di Monaco. Allora, Francesco prima mi ha detto: stiamo andando in discesa perché sono circa 50 km che eravamo sui 600 metri sul livello del mare, quindi probabilmente un altopiano. Adesso stiamo scendendo, quindi mi ha detto: stiamo andando in discesa. E io ho ribattuto: sì, infatti la gente sta frenando. E invece no, la gente stava frenando perché il limite si era abbassato a 100 km orari. Tutti precisi, e questo bisogna dirlo, che noi siamo un po' più ribelli. Però è anche vero che loro hanno zone senza limiti in cui poter sfogare la propria rabbia. Limite di 60, si frena ancora. Ligi, ligissimi al dovere. Poi appena scatta il limite, chi c'è c'è, non c'è storia. Dopo lì, come dice Francesco, dipende dai cavalli. E qui hanno l'abitudine di averne tanti, di cavalli. Noi dobbiamo andare a sinistra. Limite di 40, super rispettato, non c'è storia. Sì, bellissima galleria, quasi futuristica. Adesso è aumentato 50, hanno leggermente accelerato di 10 km orari, giustamente. Ci sono un po' di sopraelevate che vengono evidenziate nel navigatore. Louis Kissenbach Tunnel, siamo a Monaco di Baviera. Quindi il traffico, le sopraelevate, le sottoelevate sono giustificate. Noi dobbiamo prendere il Mittlerer Ring, dovrebbe essere un anello, sì, una sorta di raccordo anulare. Infatti altre strade. Francesco sta dicendo che ecco, c'è l'Allianz Arena, è segnalata qui in alto.
dovrebbe essere lo stadio del Bayern Monaco. Francesco stava dicendo che siamo a 530 metri sul livello del mare, quindi comunque Monaco altina, più alta di Corridonia per esempio. Trappentreutunnel, perché le parole in tedesco possono essere lunghe senza confine, figuriamoci poi nelle lingue scandinave quello che ci spetterà, l'assenza completa di vocali. Ecco, il centro era sulla destra, invece noi passiamo esternamente, Monaco, torneremo a trovarti. Questa è la stazione, l'enorme stazione di Monaco, il simbolo della Mercedes enorme che gira lentamente e tante Mercedes. Cambio di corsia, ci spostiamo a destra, ecco, fra un chilometro prenderemo la curva che ci porterà a prendere l'autostrada, l'autobahn. E lì, dice Francesco, stresseremo un po' la tenerona, ma non ce n'è bisogno. Perché stressarla? Perché stressare la moglie? Per non far torto a nessuno e par condicio, simbolo della BMW ben visibile a tutti. Di Allianz Arena. Questo è il punto in cui la strada è chiusa. Andiamo qua, andiamo qua.
torniamo qua. Sicuramente ti potrà andare. Tu hai capito? Loro sicuramente, io. Calcolerà lui. Addirittura lui cambia pure la strada che il navigatore gli dà, perché non lo convince, lì io non passo lì. Per me lui ci viene da solo prima, poi con me fa lo spavaldo, che lo sa. Vedi qua, qui però è chiusa di nuovo. Ah, però si può andare. Cioè mi dà l'idea che noi passiamo in moto e la gente dica, ma questo rumore così forte a quest'ora della notte, cioè le 9.40. Eccola, Hotel Annamalia, sì, a più tardi. Appena arrivato il fumante, la moglie, occhialini da segretaria, e si mangia, ragazzi, che abbiamo una famissima. Prima c'era la musica con il copyright, quindi non potevamo inserire quelle clip nel video, altrimenti YouTube ci bloccava il canale. Esatto. Però cena eccezionale, siamo a Weimar, tranquillissima, cuoco, sono le 11 di sera. Il cuoco ci ha chiesto com'era andata la cena, abbiamo detto molto bene, ogni volta cerchiamo di dare il meglio. Sembrano le 3 di notte, invece sono le 11 di sera. Però si sta benissimo. Si sta benissimo, Weimar è silenziosissimo. E con una birra media si sta ancora meglio. Divinamente. Andiamo in hotel, che è proprio qua. Notiamo con piacere che nonostante siamo in Turingia, le camere hanno il nome di città italiane. Cittadine, Malcesine, Limone, Rovereto e ancora. Mi appassionato dell'Italia. Oppure fanno riferimento a Goethe, che è vissuto qua, che fece un viaggio in Italia. Parta adesso! Andiamo al sensore. Si è avviato la mascherina. Certo. Eccola. Questa è la sacca di vita al cibo, stanotte resterà qua. Porto su solo questa. Saccone. Guida della Germania. Immancabile. Questa notte si studia, No, la prof come fa? Giornata terminata, oggi difficoltà media perché c'è stato da camminare, c'è stato da camminare in moto 550 km, però ottima cena, 43 euro per la cena deliziosa. Ora metto a caricare tutti i dispositivi di elettronica, lascio la moglie a dormire perché se no domani mattina non si sveglia. Buonanotte ragazzi. Take it to the